Noi c'era lì, in mezzo a tutto quel disordine e a quello sfacelo. Inizialmente manco si era capito che stava accadendo. Alla radio non rispondeva nessuno, avevano staccato i cavi, ci dissero poi. Ma noi sapevamo l'ordine di rimanere e per paura di essere fucilati, lì si rimase. Si era rimasti in cinque a difendere la nostra postazione, per me e compagni, toscani. Un ragazzo di Bologna, a cui secondo me mancava qualche venerdì, un altro giovane che veniva dalla Sicilia, che quando parlava non si apriva una sega. Arrivò la notte, non si riusciva a dormire per le cannonate, che anche se lontano facevano paura. S'era là a ragionare se era il caso o no di rimanere. Quando si sentì vociare Tommaso, il bolognese un po' toccato, che avevamo messo di guardia per poter meglio ragionare tra noi rischi. Quando a una certa si sentì gridare Tommaso: Stivola! Siete italiani? Amici o nemici? Non si fece il tempo a chiedarlo che ci si trovò accerchiato il prigioniero. Quanti gliene diedi quella notte a quel grullo? La prigionia non era tanto male, certo, si lavorava come dei ciuchi e qualche volta, pur di mangiare, ci andava bene anche i gatti, ma almeno la guerra per noi era finita, o così si credeva, fino a quando un giorno a me e altri 200 prigionieri ci fecero scavare un'enorme fossa, dove poi ci misero, la circondarono di filo spinato e ci appostarono i loro mitraglieri. Cominciamo a capire che le cose si stavano mettendo male quando arrivarono le donne dal paese piangendo a portarci del pane. Non si capiva perché parlavano in dialetto, ma le loro facce dicevano tutto. Dal panico passò alla rassegnazione. Passarono le ore e ci si accorse che non c'era più nessuno a riprendere. Qualcuno si fece coraggio. Tirò la testa fuori da quella mura, si guardò intorno e andò via. Silenzio. Dopo un po' e si scappò tutto. Gli austriaci erano fuggiti, lasciandoci solo la nostra libertà. Tornai a casa, dall'Alta Italia alla Toscana a piedi, in bicicletta, sopra i cani con il fieno, e infine arrivai a casa. Vidi là mia moglie a stendere i panni nell'aria. Ci si guardò, era come me la ricordavo, ma lei ci mise qualche istante a riconoscere. Erano passati 3 anni da quando ero partito. Buttò in terra tutti i panni e ci si volse incontro ad abbracciarsi. Si pianse, si rise e poi si ripianse. Ricordo ancora le sue prime parole dopo tutto quel tempo, mentre rideva e piangeva: Madonna Nino, come tu puzzi! Aveva ragione, ero lercio, lercio e pulcioso. Mi levai le scarpe e tutto quello che rimaneva della divisa e bruciai tutto, persino la cintura. Nel guardare bruciare tutta la roba, mi ricordo il pensare: non voglio mai più vedere alcuna guerra. Adesso voglio vivere! Voglio vivere!